amici e amiche, grandissimi Little Big Workshop. Ma cerca, non si può, assolutamente. Il mio volante che mi fa da tenuta. Ciao ragazzi. Ciao Sound Alert. Ma come? Ok. So ciao amici, un mega stramega gioco. Dopo Thymesia di prima, che è stato tosterello, facciamo Little Big Workshop, che è un gioco molto fico dove si fa la propria industria, la Drums S.P.A. Venite a vederci insieme. Che insieme? Ciao ragazzi, ciao mitici, adesso partiamo, Sto condividendo la live. Però anche se magari non è un gioco famoso, un gioco di un po' di tempo fa, l'ho trovato adesso con il Plus e vi devo dire che mi piace di brutto. Vi devo dire che Sound Alert, bravo, ciao, come stai? Come faccio a cambiare? Ah, oh, dai. Cambia cazzo. Ok, giochiamo. Ero rimasto a un certo punto dove stavo facendo i rastrelli. No, allora, il punto migliore è qua. Perfetto, perché ho bisogno di vedere i soldi. Ah, ecco fatto. Quindi, scaffale piccolo, possiamo anche tenerlo lì. Devo finire il rastrello. Questo è il mio Marco Drums S.P.A.
Abbiamo solo velocizzato, vediamo i banchi di lavoro. Questo si può anche riparare. Questo si può riparare. Questo si può riparare. A posto. Questi sono i taglialamiere, i piegalamiere. Questo è la piegatrice da legno. Allora, arriviamo a fare questi 40 rastrelli. Vedi, lei prende il rastrello, il pezzo di ferro e lo va a montare. Ah, di qua. Volevo farvi vedere il montaggio. Però diciamo che la visuale migliore è questa. Ne mancano 6, eh. La cosa che non riesco a capire è che loro non stanno fermi quando c'è un banco di lavoro. In attesa di incarico. Potresti dare una mano? Potresti dare una mano che fanno in due invece che solo uno i rastrelli, no? Per dire. Oh, nessuno ha usato il calcetto. Dai, ne mancano due. E poi vendiamo il tutto. Sì, continuano a mettermeli lì, che è invece poi è la parte verde che è quella dove si vende. Oh, accediamo al mercato, rastrelli, vendiamo. No, vabbè, io ne ho 33. No, possibile che mi rimangano sul groppo 7, sul groppo 7 rastrelli. Vabbè. Allora, io volevo. Volevo fare questo. Ok. Ok, quindi non ho più nulla, eh. Al mercato ci sono le sfide. Creiamo il progetto. Metallo. Legno, legno. Possiamo creare così. Ok, allora, a meno che lo facciamo in metallo. Facciamo in metallo, facciamo quadrato, questo però non ce l'ho. Possiamo farlo a infusione. Allora, bisogna beccare la lavorazione giusta. Ok, questo non c'è la macchina per tagliare storto.
Non riusciamo a soddisfare la loro richiesta perché vuole un tavolo rotondo. Eppure ce lo facciamo in legno, scusate. No, porca loca. Non riesco a capire gli attributi che vogliono. 7. Allora, forza. Allora, con questo ci siamo. Con questo ci siamo. 7, 5, 12. Potremmo fare forse così. 6. Con quello in metallo. Non devo schiacciare il tasto. Estrusione metallo. Scusa, ma non c'è la piega metalli? Oh, ce l'ha, forse. Forse ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, allora, il taglio ce l'abbiamo qua, il collo ce l'abbiamo qua, questo pezzo ce l'abbiamo qua, questo ce l'abbiamo qua. Ciao amici, come state? Vai. Allora, priorità al massimo, eh? E diamogli fuoco. Ciao amici, come state? Questo lo posso spostare. Ciao amici, come state? No, alla coda, vabbè, fa niente.
Vediamo se mi mettono qua i materiali. Ciao amici, come state? Sì, perfetto, perfetto. Fammela spostare. No, non me la sposto. Dovrò aspettare per spostare. Ok. Rastrelli, rastrelli. Via, vendiamo subito. Vai, che fortuna. Abbiamo venduto i rastrelli. Ciao chirurgo delle mani, grandissimo, grazie del follower, sei il 630, grandissimo. Allora, stavo praticamente, grazie del follower, amico. Ok, perfetto, grande 630, bravissimo. Era una settimanella che volevo fare il 630, grande, grande, grande. Adesso con la storia che tanti sono in ferie. Allora, loro qua vanno a divertirsi, ragazzi, eh? La mia ditta è la Drums S.P.A. Quindi qua arriva il materiale dai camion. Oh, il tipo questo qui è lo scaricatore, quello che mette a posto il magazziniere. Invece gli altri lavorano. Questo è il tipo del legno, eh? Vedi, loro vanno a lavorare il legno, lo fanno diventare un'altra cosa. Dal legno grezzo fanno le assi. Noi adesso stiamo costruendo tavolini per la Svecia, che è una ditta incredibile svedese di tavolini, una multinazionale. Ecco, adesso questo qua sta facendo la base, vedete? La base del tavolo. Oh, si è scivolato. È più di una volta che scivola quella lì, eh. Bisogna consegnarli in tempo, perché se non li consegniamo in tempo è un casino. Allora, questo qua sta facendo... Ah, lo stanno facendo su due banchi, perfetto. Perfetto. Dove vai te? Ok, dai. Va che c'è un sacco di legna, eh. Poi vanno a bere il caffè in continuo, sono proprio dei lavativi questi qua. Oh, un sacco di gente a lavorare qua, ma... Oh, hai visto? Da quadrato lui lo fa diventare rotondo. Grande, grande, grande. Che in teoria sarei io quello lì, quello con la barba. Dai ragazzi, non possiamo anche questa volta ritardare l'ordine del cliente, eh? Allora, diciamo che lei sta facendo i tavolini, però ecco, deve andare il caffè. Ok, l'altro. Ok, bravissimo. Tavolino rotondo. Caffè. Beh, è ovvio, un cafferino non fa mai male. Poi. Oh, 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 lumache. Ci abbiamo anche le lumache. No, davvero, ci abbiamo le lumache? Cacchio, ce l'ha addosso. Dove era l'altra? L'ho visto. Eccola. Allora, andiamo più lento, perché se devo prendere le lumache, devo vederle. Eccola, eccola. L'ha buttata via. Oh. Eccola, eccola. X. Oh, grande Drums. Andiamo avanti a fare i tavolini, ragazzi. Dai, forza. Allora, bisogna stare attenti anche che non si usuri le macchine. Questo bisognerebbe ripararlo, eh.
Niente, dobbiamo proprio finire l'ordine. Allora, i tavolini rotondi me li ha finiti? Forse sì, credo di sì. Ah no, perché li aveva messi di qua. Ah, altre assi deve fare. Ragazzi, forza, lasciate stare sto caffè. Devo anche riparare i tavoli, i banchi di lavoro e le attrezzature, eh? Dovremmo essere al mercato aggiornato. Il mercato, ah, vuole i mobiletti. La bicicletta è impossibile, raga. Ma questo ha fatto un balzo in basso. I rastrelli, dopo facciamo i rastrelli, però devo assolutamente finire questo, perché se prendiamo un altro lavoro non mi lavorano tutti e quelli del mercato non hanno tempo, invece questi qui hanno tempo, quindi non voglio che faccia cose strane. Oh, cominciamo a montare lo sgabello? Fanno diventare rotondo e questi qua me li montano, vediamo. Sì, c'è un po' di casino con il mettere le cose, devono fare un sacco di strada. Ma visto che più di una volta sono rimasto un po' fregato, aspetterei a essere... Devono andare a fare un sacco di pause, le pause, magna e be, magna e be, magna e bev. Oh, eccolo che fa il tavolino. Brava. Oh, un tavolino finito, raga. Che soddisfazione. Finito, lo appoggiano, vanno a prendere il piedistallo sotto, questo dovrebbe prendere un piedistallo in teoria e portarlo sull'altro banco quando sta fermo. Credo che stavolta con i tavoli ce la facciamo, raga. Questo qui sarebbe un po' da licenziare, eh? A volte fa singarbuglia il vecchietto. Allora, dai ragazzi, finite i tavolini, su forza che li dobbiamo vendere. Guardate quanti bei tavolini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, arrivo al dodicesimo. Allora, io questo qui li vendo perché so già che non
non mi ricerca nessuno. Cioè, nel senso che li ho buttati a discarica. Ok, vediamo un attimo, ragazzi. Credo che abbiamo finito. Ok, consegniamo, consegniamo, consegniamo. Dai, raga, tutti qui a consegnare i tavolini. Uno, due, tre. Ecco, c'è anche il corriere. E adesso mi dà la bellezza di 11.000, 11.000, 11.000. Quindi spostiamolo. Ok. Non abbiamo guadagnato tantissimo spazio, eh? Ok. Sei contento? Sempre lui, bisogna creare il piano. Questo, ragazzi, è tosto. Aspetta un secondo, perché questo non ha altro tavolo? No, questo bisogna collegarlo anche col tavolo qua. Allora, se invece di codesta cosa facciamo e poi spostiamo anche questo, vediamo un secondo, poi spostiamo anche questo e poi spostiamo anche questo. Vediamo un attimo. Secondo me, se no. Voglio fare una cosa fatta bene.
siamo riusciti a farci star tutto. Ok. Sì, questo riusciamo a farlo. Questo riusciamo a farlo. Plastica blu. Plastica gialla. Plastica blu. No. Qui non c'è un banco, aspetta, eh. Ma scusami, il banchetto, questo qui. Dentro questo. E l'altro ok, e poi dovrebbe essercene un altro se non sbaglio, questo e questo, dai forza, perché questi qua stanno cazzeggiando, eh? No, qui non ci siamo, ok. Qua per pintare c'è solo questo e l'assemblaggio qua che ci pensa lui. Vai. Questa è la zona dove si prende e si porta tutta la roba e quell'altra è la zona dove si mette la roba finita. Qui ho ancora un po' di possibilità di... Come mai? Che è una roba ridicola, non ce la facciamo con due banchi di estrusione, sta lì dietro, ragazzi. Ok, troppo distanti uno dall'altro. Ah, bene, ha dovuto anche riparare uno di quei banchi. Allora, e se invece... Facciamo una base qui, vediamo un secondo, raga. Questo che cos'è? Porca loca, era là lo gnomo.
vabbè. Porca oh. Questi gnomi. Porca era lì, l'ho visto alla fine. Vabbè, ma... Ah, non, ma no, no, devo spostarlo. Maledetti gnomi. Dai, allora lì devo spostarlo di qua. Forse non devo neanche cliccare di sopra. Continuiamo a fare i panini. Dai ragazzi. Là in ingresso era veramente troppo, 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 troppo distante, mi perdono troppo tempo. Quindi ho dovuto fare questa cosa qua, anche se non mi piace. Dovrei fare così invece. Guardate ragazzi, vi faccio vedere un tocco, eh. Ok, 2002 lo so. Lo so, ma devo farlo.
Ah, non me la faceva più in qua. Ah, ok. Tolto per rimetterla. Ma abbiamo finito, consegniamo immediatamente. Perfetto, così è bello largo, ok? Abbiamo una zona. Perfetto. Ok, Steve l'ho svitato. Abbiamo aumentato il mercato, negozio, zona, rimodella, modalità pianificazione. Ok, sì. Allora, andiamo al negozio. Ne vuole ancora? Ne vuole ancora? Ma ci siamo già al piano. Allora, aspetta solo un one second. Vediamo questo che cos'è. Allora questo sono queste. L'altro. Perfetto. Ok. A piano. Ah, ma tutto. Ma no, ma questi io li ho già fatti, scusa. Questi io l'avevo già fatto. La stessa roba poi tra l'altro. Io credo che quando perché lo fa fare tutte le volte per far passare un po' più il tempo. Allora, questi 3 giorni, quindi dobbiamo. Allora, quello lì non se lo cagano, eh? Bene. Allora, e se sposto questo qua? Muovi. Qua. E qui, ragazzi, io gli faccio una bella porta. Dovrebbe essere molto, molto più easy. Molto più easy che quando arriva la roba. Questo che banco sarebbe? Cucire, no, cucire c'è solo lui.
Allora, panini. Lui già sta verniciando. Attenzione al banco della verniciatura, eh. Ho cercato di raggruppare tutto in uno posto unico. Beh. Cerchiamo di raggruppare tutto in un posto unico. Tre porte, una di fianco all'altra, eh? Fantastico. Beh, sono veloci, eh? Andiamo a vedere un attimo. Questi riusciamo a farli. Quello di Ikea. Devo capire un po'. È questa. Allora, raga, spengo un attimo la telecamera. Vabbè, questo non sarebbe un problema che compro la macchina. Che devo fare, ragazzi? Dobbiamo crescere. Bisogna anche investire, eh. Vediamoli un attimo come lavorano. A regola. Vediamo un secondo cosa costa un altro.
anch'io quasi quasi ne compro una. Cosa ne dite, raga? No, però siamo a posto con la verniciatura. Non è tanto per quello, è perché sono grossi, le macchine. Lì montano. Verniciatura finito, vedi? Adesso pulito la macchina. Consegna. E prendiamo l'ordine qua allora. Dai, ma l'ho già creato. L'ho già creato. Ok. Allora, vediamo un secondo. Questi che caricano. Dai, date una mano tutti, raga. Forza. Dai che ce n'è uno lì. Bravissimo. Via. E sotto l'altro, sotto l'altro. Bravissimo, bravissimo, bravissimo che fa il metallo, bravissimo. Non ce la prendiamo troppo comoda, eh? Che il macchinario io ve l'ho comprato, eh? Tagliando chi è cosa. Allora, le macchine sono tutte dentro qua, quindi è una bella cosa perché riusciamo a, però potreste anche spostarli un po' più in qui, testine, cioè c'è tutto lo spazio qui, dovete andare a infognarvi di qua. Ma io non so, e questo cosa fa? Perso lo sto. Cinque persone a lavorare, sono tutte al bar. Secondo me c'è una qualche macchina. No, tu vuoi dirmi che forse ho fatto tagliare tutto a loro, non ci credo. Semi morbidi. Ti vedi che sei robot. Questo fa i tondini, è un tordio, questo è un tordio. Ah, questo è del legno e questo è un tornio invece da ferro. Taglio del legno. Una sega per metalli. Vediamo un attimo se riescono a farsi i tavolini, che anche l'altra volta non sono riuscito, eh. Appoggiano di qua, oh, non capita. Adesso è tutto loro la lavorazione del legno.
che belli sgabelli. Appena parlato. Vediamo un attimo di fare qui. Tanto comunque lui sta andando avanti, eh. Facciamo di plastica. Così sarebbe anche. Perché schiaccio il tasto sbagliato? Caspita, raga, 5.000. Qui è proprio in mezzo. Ancora sti rovi. Gnomi. Perdere un sacco di tempo. No, cazzarola. Gnomi. Yeah.
Quanti mancano? Uno. Grammofono. Porca loca. Beh, scusami. Vabbè, scusami. Ma hai fatto comprare sto robo? Ma fate comprare le macchine per piegare la roba e poi dopo non... Ma porca miseria. Cioè io prendo le paperelle però. No, i bonghi hanno bisogno delle papere. Le papere non ci sono più. Le papperelle non ci sono più. Quindi dobbiamo assolutamente aspettare. Quattro che stanno bevendo il caffè. Un pezzettino di ferro ci ha messo 5 secondi. Siamo al pelo, eh. Lì le hanno appoggiato un asse, quindi manca qualcos'altro. Con quel legno scuro manca. Vai ragazzi, dai, forza. Dai che dovete assemblare, forza. Forza assemblare i cassetti, forza manetta. È un cliente grosso, la Stecchia lì, come si chiama? Stinia, Stacchia, la svedese, lavora bene, dai, forza. C'è un sacco di soldi in macchinari.
settima netta. E poi secondo me adesso devo stare un po' attento perché per fare i cassetti, secondo c'è una macchina. Sicuramente questa che non ho. Che taglia dritto. Non avrei dovuto prenderli adesso, dico la verità. Perché questo io avevo preso le cose per poterlo fare, eh. Ecco i primi. Ecco il quarto armadietto. Madonna, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. Ultimo, dai. Consegniamo. Forza, raga. Io l'avevo già fatto però, eh. Facciamo di legno. Ah, ma stiamo consegnando ancora, ok. Svecchia, pagano bene. Allora, abbiamo detto che schi, speriamo che è rimasto tutto. Vai.
Già bere il caffè. Fare un giro da fuori. Fuoco e fiamme. Ok, gli fanno il coso. Dopo dov'è che lo piegano? Lo sto già facendo. Vedi, avere i pezzettini di legno in un attimo. Dovrei allargarmi ancora di più qua. Allargarmi, ragazzi, di qua. Devo farlo. Lo so, sono 2000, ma perché? Perché siete nei guai, ragazzi? Perché non riuscite a passare, forse? Ah. Dimmelo che non riuscite a passare. Ok, dai, facciamo di finire il tutto. Dai, ancora. Dai ragazzi, dai ragazzi.
Sì, raga, siete stati formidabili. Ok. Quindi questi riusciamo a farli. Che pareva che quello da 76 dollari. No, c'è la macchina che può Italia. E poi questo. Assolutamente, assolutamente. Vai. Vediamo di fare gli sci. Siamo già a fuoco le postazioni. Ok, cosa fanno? Devono tagliare, anzi facciamo una bella cosa, facciamo anche un salva manuale. Allora, questo sta smerigliando, l'altro credo che sta già facendo gli snowboard. Avere la macchina che taglia è un attimo, eh. Li stanno già montando forse. Sì, Madonna. Bisogna investire sui macchinari, ragazzi. Allora, se si investe sui macchinari riusciamo a essere competitivi di brutto. Però se facciamo più lavorazioni contemporanee non ce la facciamo stare dentro con i tempi loro. Quindi o andiamo avanti a fare i contratti, ogni tanto facciamo anche un fermo più tranquillo senza contratto. Stanno lavorando di brutto, eh. Sono dei pezzi che arrivano da fuori, che sono con gli scatoli lì. Qui pressa, così. Qui invece mette a posto lo scatolo che arriva da fuori con...
io non farei lo sbaglio sempre che faccio di farli andare più piano, perché poi vanno piano e poi in un attimo arrivo da che sono in vantaggio a che sono in svantaggio, una cosa incredibile. Qui tra un po' sarà da dare una bella. C'è solo questa parte qua che adesso deve fare, eh? Li monta. Sono qua, Johnny, ne ha fatto uno, ne ha fatto. Sì, Eric, non c'è nessuno a lavorare? Loca. Sono tutti qua. No, mi diceva Kevin che hanno bisogno un po' di abbiamo anche questo da fare per lui, eh. Per lei è troppo. No, i orca. Lo snowboard perché mille. Mi fa lo snowboard? Non ci vuole questa macchina qua. È un po' azzardato, eh? 4.000 per farlo snowboard, sinceramente. Però paga veramente bene, eh? 4 snowboard li pago la macchina. Dobbiamo pensarci un attimo. Ma secondo voi facciamo uno di questi? Io voglio proprio vedere che cosa succede. Se loro mettono la roba lì. Ne manca uno. Dai ragazzi, muovetevi.
Serio? Grandi ragazzi. Dai, forza tutti a tirare dentro lo snowboard. Vediamo quanti soldini mi dà. Sei vila? Oh, aspetta. Fammi vedere. Le griglie. Plastica. Macchina ce l'abbiamo. Possiamo farla in legno. Ah, bravo Marco. Hai preso due macchine uguali. Caspita! Aspita! Allora, il nostro cliente ha bisogno delle griglie, quindi c'è poco da fare. Riesco a cavarci un ragno dal buco. Questo non va bene. Allora, a questo punto metallo
questo è il metallo. La macchina ce l'ho. E allora questo non va bene. Che posto di lavoro manca? Qua. Dai. Porca loca, se è stato difficile. Vi siete riposati o siete ancora lì a cazzeggiare voi, eh? Dai ragazzi, forza! Ah, l'ha messo su... qui, guarda che figo. Oh, allora cioè fa tutto lui, allora sì raga, com'è bello ordinato. E poi tutto per terra. No ragazzi, ma andate a scaricare! Ma se... ma non se n'è andato via così, eh? Lo so che... non sia il contrario. Che mi sto perdendo un po', allora quello fa dalla lamiera, fa i pezzi dritti, ah ma che bello col, con gli scaffali, come preciso, come vanno di brutto vanno, e dai sei caduto. Quanti ne ho? 4. Specialisti del metallo. Questo sì. Quindi apriamo laboratori. Specialista del metallo. Li paghiamo di più, ma dovrebbero essere molto molto più veloci a fare le cose.
Quindi adesso si incasinano, poi glielo sposto tutto uguale. Per passare ci passa. Che sono già 10 griglie di 25, sono parecchie le griglie, eh? Mi ha chiesto un bel po' di griglie. Ecco, lei ha fatto la parte sopra. Appena faccio un po' di soldi in più, provo a... Porca miseria, la griglia più figa. Caspita, questo è... è già fatto. Voglio finire le griglie. Dopo facciamo un po' di rastrelli, sì. Qui qualcuno ogni tanto si ribalta, ma c'hanno anche le piante in scivolo. Ah no. Anche le antiscivolo. Non è che mi rimangono senza caffè questi qua. Il caffè è fondamentale, eh. Beh, non posso farlo. Togliamo il lotto che... Facciamo. Perché dopo col prossimo lavoro bisogna... Dobbiamo anche riparare un po' le cose, eh.
Io lo volevo muovere qua. Consegniamo, raga. Ecco che arriva il camion. Ciao mitici, ciao amici di Twitch. Marco Drums Games. Stasera ho voluto fare un gioco un po' particolare che mi piace tantissimo. L'ho scoperto ieri grazie all'amico Kevin e mi sta scimmiando. Poi domani ritorneremo con Gran Turismo Formula 1, eh? Ok, raga. Ho fatto anche Timesia, se volete vederlo, comunque lo potete vedere che è registrato sia qui su Twitch che poi lo metterò su YouTube. Bellissimo gioco, però sono già arrivato a un punto che sono belli tosti, eh? Sono belli tosti. Ok, vediamo quanto mi dà. Mila, io ti voglio bene. Allora, no, volevo fare i rastrelli, eh. Sì. È tutto fatto, vai. Allora dovrebbe, esatto, cominciare ad andare a colare. Questi non hanno scadenza. Madonna, ha fatto un rastrello, sta andando già in pausa pranzo. Effettivamente non è che costa tantissimo, eh. Guarda che potrei mettere un'altra qua. Effettivamente ci sta. E dovrei mettere un altro, questo qui. Così faccio andare le due forge. A regola con questi qui non dovrebbero funzionare in due, però chi è che dovrebbe fare i tondini? Scusami un attimo, i tondini dovrebbero essere fatti col tornio. Anche quell'altro
Diciamo che la cosa più metto anche delle macchine qui non è male, eh. Perché di qua non posso più allargarmi, eh? Un po' al futuro. Sì, quindi quella non serve a nulla, questa serve. Così posso fare anche le altre lavorazioni che non potevo fare prima. Sì, beh, ma sei terribile. E va bene il caffè. Sì, lo so anch'io ragazzi che ci sono due macchinari qua. O li metto qui. Del marcio? Dov'è il marcio? Ah, no, sono fiori. Sto per amare. Gente che sta sgamando come faccio io le cose. Ah, hai capito. No, se però, però. Ascoltate un attimo. Così. E facciamo poi questo muro. Secondo me è figo.
è poca roba, è vero che non è chissà quanto, però riesco ad allargarmi di un punto. Secondo me non è male come idea, come idea. Ok, vabbè, intanto noi non ci frega. Sai che cosa ti dico? Che io un bello scaffale anche qua. Caspita. Vediamo, andiamo, andiamo, andiamo. Bella. Allora, abbiamo praticamente fatto tutto. Questi no. Ok. Ah. O gli facciamo il barbecue o facciamo questo. Vediamo un attimo cosa vuole.
No. No. Ho buttato fuori tutto. Mi piace verde. Allora, peso piuma, ci siamo, ragazzi, mi sta facendo diventare scemo. Non riesco a far quadrare.
troppo metallo. Di metallo, va tutto insieme se questo qua lo faccio. Non riesco a trovare una quadra, raga. Oh, mi sono rotto. Incredibile. Questo com'è? Porca loca. Facciamo di plastica. Una parte di legno e un metallo. Ok, non va bene. Ok. Possiamo fare anche così. Qua bisogna scegliere il materiale. Ullala! Non riesco mai a capire perché. Allora devo fare un banco per queste due. Per adesso va bene così.
E quel 5. Mi lampeggia qualcosa che non va bene. Non gli va bene a lui. Quel 5 di barbecue, di fuoco. E chi lo fa il cuoco? Il fuoco? Un mix di robe, ragazzi. Un mix di roba. Quel famoso 5 che non riesco a tirarlo su. Quello del booster. Questo, ragazzi, non riesco proprio, cavolo, a capirlo. Cioè, indipendentemente da questa cosa, adesso lo mi butta fuori. Allora, più il discorso è che
E col 5 barbecue, cazzarola. Non riesco a farlo. Scusa, tutto verde. Io ne ho messi due. Sono qua di nuovo da giardino che vedevo un tempo. Beh, ho appena avuto un'idea ancora migliore. Poi. Beh, ci sta, però non adesso. Se possono bastare due scaffali, se no allo sposto ce ne stanno anche tre. Sai che cosa? Che stronzo. Allora, ma che roba? Che stronzo. Oh, no. Va buttato la roba nel cortile. Compro un altro. A questo punto è meglio, è più organizzato. Caspita, la macchina del caffè è poca adesso. Cacchio.
In caduta? Ho due cose di ricerca e sviluppo. Ah, due, vediamo cos'è questo. Stabilisce il porto ancora più stretto del contattando di persona. Di promuovere per lo stesso nel montaggio. Ok. Flavia. Montaggio. Vai. Questo. Forte. Ah, c'era un banchetto che volevo comprare. Quando fa così salva. Ok. Per le due lame. No, no. Porca loca. Quando ci sono due macchine uguali. Io no, niente. Ok, intanto loro stanno a lavorare. やんだ。え？く。こい。く。さ。
la pancake. Thank you.
Allora, vediamo un attimo. Siamo avanti. Teniamo sempre tutto. Non vuole sti cazzo di robi qua. Altri barbecue. Un po' in picco. Però guarda questi qui e questi qui. C'è qualche attributo che non gli va bene. Questi gli va bene. Anche con legno un po' merdozzo che costa meno, assolutamente sì. Il numero cacchio, non mi ricordo quant'era. Era 49, facciamo 40. Facciamo 40, 30.000 di profitto.
comincia a essere una ditta seria, eh. Dai, ma fai il bravo. Ma non cominciare a buttarmi la roba lì, cacchio. Secondo me la porca loca. Ah, eccolo qua. Io lo sapevo che nella sala relax mi sa che devo comprare anche un altro tavolo. Un tavolo. No, dai, davvero non posso comprare un tavolo. Perché lo lasciano aperto? Oh, ho tre scaricatori più il camionista, sono quattro, eh? Mettiamola là e poi gli altri macchinari li mettiamo lì. Dobbiamo fare. Rastrelli. Oh cazzo. Stazione di Roberto, dove non dice a tuola. No, non ci passa dentro. Beh, ma no. Non ho fretta. Nel frigo, che è sempre aperto. Thank you.
sono due tavoli, eh. Ok, lo so, amico mio, i nani da giardino. Vediamo un attimo sti nani da giardino. Allora, scegliamo i materiali. Porca loca. Vabbè, dobbiamo farli lì. Ci siamo. Ma qua è piano. Ah, sì. Ok, allora questa adesso diventa massima priorità. Non riescono a ripintarsi queste macchine. Incredibile. Sono sempre vuote. No! Aspetta! Eccolo qua. No, non me l'ha preso. Sì, me l'ha preso. Dai, ma sono sempre in pausa. Oh, cacchio, l'avevo visto. Eccola qua. Oh my god! Statua fenicottero è in mega... Come mai? Troppe cose da fare? No, dai raga. Non ho capito perché.
Ragazzi, però dovete darvi una mossa a questi snowboard, eh? Cacchio, non credevo che consumano così tanto cibo. Devo ordinare un altro. Che devo fare? Tempo a ricaricarsi, che sono già qua a prendere. Yes. Cioè, non ho ancora fatto uno snowboard. Questa servirebbe, questa qua. Perché è stato l'elicottero, me lo sto mettendo qui a cazzo di cane, sennò... Quanto vuole? 9 giorni. Dai, io li farei un barbecue. Aspetta che questi qua sono già tutti presi. Lasciamoli finire l'elicottero snowboard, sennò qua. Se no questi qua gli faccio fare troppe cose, gli va in pappa al cervello. Io vorrei togliere. Ma non si può perché è più piccolo. Vabbè, lasciamolo qui, sempre.
po' di bordello. Mi stanno producendo gli snowboard. Facciamo ancora un pelino, poi ci vediamo domani, ragazzi, con altre mega live su Twitch. Io volevo fare questa, farvi vedere un po' come gioco. Infatti abbiamo fatto quasi 3 ore di live, siamo 3 ore, dai. Questi giochi io li giocherei all'infinito, ragazzi, perché sono una figata. E questa è la chiami fabbrica. Hai mai pensato di costruire qualcosa di più grande questa scatoletta? Ok, questo è il solito coglionazzo, eh. Oh, che ci vanno gli snowboard finalmente, che li costruiscono. C'è quello sullo snowboard. Che poi io potrei consegnarvi snowboard, sai? Mi libero un po' fuori. Mi sono arrivati un po' di soldi o no? Dove sono io? Sedicesimo, mica pizza e fichi. Fare un po' che peccato che non riusciamo a consegna subito, perché impicchiata è. Sì, 12.000 mi ha dato. Così smaltiamo.
Adesso dobbiamo capire se voglio fare qualcosa per guadagnare. Cosa bisogna fare? Porca loca! Taglio la mira. Devo comprare una macchina, aspetta. No, ma ce l'ho. Scusa. Questo che cos'è? Soldatura non ce l'ho. Mica il banchetto della soldatura. Però questo ce l'ho, scusami. Perché non lo fa fare? Beh, fa niente, dai. Questo perché incolla. Ah, incolla. Questo che cosa deve far tagliare? Calochida, io non mi ricordo mai quanti. 18. Facciamo 16 che. Ma ne hanno piantato di uno di fedicottero lì, sono dimenticati. Dai, ce va uno. Un bug, vi troverò un fedicottero per sempre. Ragazzi, tutti a scaricare il camion. Ho avuto un'idea, vediamo. Con l'ombrello. Beh, ci sta.
È una bella idea. Sai che il camionista comincia a incazzarsi, no? Allora, in teoria abbiamo un bel po' di lavori separati, nel senso che il taglio lamiera lo fa su due macchine diverse, taglio legna, del cavolo, eh. Sono più quelli che vanno a far colazione che quelli che lavorano. Credo che mangiano, poverini. Poverini. Già pezzi per assemblare, credo di no, credo che manca il legno scuro. Forte, fortissimo deve lavorare. Ti servono questi? Cavolo. Sì. Si potrebbe fare. Mi fai fare i mobili che devo guadagnare un po' di soldi e poi vengo a fare i tavolini, stai tranquillo. Thank you.
che... Io voglio spostare il muro se la porta ci va. E cosa... No. C'è il muro... attaccato.
Più grande della mia, d'accordo, credo che sia arrivato il momento di mettere... Questo vuole bicicletta standard, vuole la tipa. Ma dove cazzo è sto camion? Oh. Non lo vedo sto camion. C'è il tornio che dovrei spostare. Andò a fuoco. Stanno già facendo i... che era l'idea lì, un'idea del cazzo, è un'idea del cazzo. Allora, voglio comprare il tornio per questo. Sì, stiamo un po' ristrutturando, ragazzi.
perché si fa a botte di due. Stanno un po' cazzeggiando, eh? Tutti? Serio? No, è serio che non lavorate? Come zero postazioni di lavoro? No. Questi non fanno più niente. No, ragazzo, abbiamo il tornio. Ma ne voleva 4 il cazzone. Ne 4 ne voleva. Il fattore di questo. È già scesa. Facciamo questa e ci salutiamo, ragazzi. Siamo a pelo. No, in realtà siamo in ritardo.
Ma che cazzo stanno a fare? Io vi licenzio tutti. Uno sta lavorando. No, dai, quattro pezzi. Non riusciamo a fargliene neanche uno. Siete ridicoli. Non potevi farlo prima l'ombrello. Ma porca. Dai, caspita. Assurdo, raga. Allora, massima priorità. Facciamo questo e poi ci salutiamo, ragazzi.
Ok, ragazzi, siete in vantaggio di un bel po' sui grill, quindi vediamo di muovere il culetto. Intanto io voglio capire. No, 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 stai calmo. Ma che cosa vuol dire che dorme? Possibile. Non è possibile che mi abbiano piantato qua un sacco di cassetti che potenzialmente potrei vendere. Ok amici, io vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto per il prossimo video su questo gioco che secondo me è spettacolare, anche se non è molto conosciuto e non piace molto, visto che non è entrata molta gente stasera, ma tanto io l'ho fatto più che altro perché volevo giocare io e non fare 20 video da 50 minuti, ecco, volevo andare avanti un po' con la storia. E mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, mi raccomando di iscrivervi, commentare, mi piace, e mi raccomando di seguire anche il mio canale Twitch, dove faccio le live tutti i giorni alle 21, e mi raccomando di seguire Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Discord di Marco Drums Games. Finiamo il barbecue e ci salutiamo, io ho già fatto i saluti, raga. Devo riuscire a capire come fargli fare i... Come fargli fare i... Oh, il barbecue te lo sto facendo, il barbecue te lo sto facendo, stai calmo. Loca, parecchia roba. Ok, a livello lamiere. Piedistalli. Anche il banco di saldatura. Ho da 50 a non vendere la roba. È un attimo andare giù, eh? Quei mobili lì li ho pagati un botto e non me li hanno fatti loro. Adesso appena vende tutti, c'è anche i legni. Beh, dovevamo fare un comando che butta via tutto, perché alla fine della fiera...
fortissimo che alla fine è uno dietro l'altro. Sono tanti i soldi degli affitti, eh? Andiamo sti idee a merda. L'ultima volta non è stata così geniale, amico Fritz. Ok raga, stiamo arrivando alla fine, salviamo e ci vediamo domani. Io credo che farò un altro salvataggio perché non mi piace questa cosa dei mobili. Ok, questo. No, non dirmi che ho comprato altri cassetti. Ho fatto la cavolata. Ho preso 10.000 e adesso sto facendo altre cassettiere. E vabbè, dai, farò qualche... che farò, però faccio un altro salvataggio, vabbè. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Marco Drums Games vi saluta. Little Big Workshop, molto molto bello. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao amici di Twitch, buonanotte.